qui dal Falcone Borsellino, dove hanno fatto il loro ingresso in campo le formazioni del Paternò e del Como 2000. Andiamo subito a leggere le formazioni. Il Como si schiera con in porta con numero 1 Leotti, 2 Cecchetto, 3 Carighi, 4 Colombo, 5 Carminati, 6 Fornati, 7 Moscatelli, 8 Cogliati, 9 Castelli, 10 Pagani, 11 San Giorgio. In panchina con numero 12 Clerici, 13 Palermo, 14 Lanzarin, 15 Ceresola, 16 Giglio, 17 Peretti, 18 Pellizzoni. Il Paternò con numero 1 Di Parma, numero 21 Calogero, numero 3 Messina, 23 Napoli, 5 Siano, 6 Di Maio, 7 Cimirella, 18 Santi, 9 Caccamo, 10 Pavone, 11 Pecorino. In panchina con numero 12 Leonardo, numero 2 Sampini, 14 Carciola, 13 Bonfiglio, 8 Giaquinta, 20 Pitrella, 15 Loritto. Il tecnico è Luigi Fazio. Un buon divertimento a tutti. E allora Maurizio, è iniziato il match qui al Falcone Borsellino tra Melina Paternò e il Como 2000. Arbitra l'incontro il signor Bellè della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti sono il signor Greco e il signor Roccasaldo. Signor Greco della sezione di Acireale, signor Roccasaldo della sezione di Catania. Le formazioni le abbiamo appena ascoltate. Un Gravina Paternò in classica tenuta rossa azzurra. Il Como con una classica casacca bianca e blu. Un Como che attacca da sinistra verso destra. E chiaramente è una partita che il Gravina è chiamato a vincere, principalmente perché gioca in casa e poi perché a suo cospetto c'è una formazione che, per quanto rispetto si possa avere, ha soltanto un punto in classifica e quindi occorre mantenere le distanze. Intanto subito l'opportunità, il lancio in avanti e l'intervento di Elena Cecchetto proprio all'ultimo istante su Daniela Pavone, che si era ottimamente inserita. Subito pericolosissimo il Grina Paternò con un'azione in profondità. Guadagnato comunque il primo calcio d'angolo, battuto corto, Caccamo per Pavone, ancora per Patrizia Caccamo. Il tentativo traversone, poi il pallone che viene rinviato con qualche affanno, rimessa con le mani. Pallone adesso recuperato dalla parte opposta da Francesca Di Parma. Il suo rinvio, il controllo di Fomiatti con qualche problema, poi addirittura con una mano. Adesso Rosi Di Maio, pallone in avanti, Cecchetto, pallone alzato a campanile, il colpo di testa in maniera piuttosto scomposta, dir vero, di Patrizia Santi. Un Gravina Paternò subito aggressivo al cospetto di una formazione del Como che rimane rintanata in questi primissimi minuti nella propria metà campo. Pallone che viene calciato lungo in questo momento, fa buona guardia Tiziana Messina, poi Patrizia Caccamo, Susi Siano, lancio di Siano lunghissimo direttamente tra le mani sicure di Simona Neocchi. Pallone per Cogliati, 1-2, buono, cercato lo scambio con San Giorgio, poi
ci pensa la solita Susi Siano, il capitano. Pallone per Napoli, poi Messina, poi Siano, senza tanto andare per il sottile. Va bene, svolga una situazione che stava diventando complessa. Como che si affaccia nella zona d'attacco destra con il numero 8 Cogliati, la quale viene fermata, e ci sarà allora il primo calcio d'angolo per il Como in questo match. Purtroppo la visuale è scarsa. Siamo coperti chiaramente in quell'angolino, ma poco importa, no? È proprio uno spicchio minimo. Ora vediamo quello che viene fuori, il traversone, il pallone che danza su tutta l'area, il tiro clamoroso, errore veramente clamoroso dal Como, ha avuto sul piede sinistro, vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere il numero 11, vediamo un po'. Sta che è sfumata una clamorosa occasione da gol per il Como, a non più di 3 metri dentro la retta piccola praticamente. Il numero 11 San Giorgio ha sprecato malamente. Lancio in avanti, Susi Siano, più alta della sua diretta avversaria, pallone fuori. Pallone ancora in avanti, Pecorino perde palla, la recupera ancora una volta Moscatelli, il suo lancio, poi l'ultima a toccare è una giocatrice del Rina Paternò e quindi rimessa con le mani Moscatelli. Controllo di petto di Paganini che viene però sbilanciata e chiaramente falloso l'intervento su di lei. Non ci sono problemi per il signor Bellè ad assegnare calcio di punizione a favore della formazione ospite. Una formazione ospite che chiaramente è venuta qui col chiaro intento di portare via punti necessari alla sua classifica deficitaria. In piena zona retrocessione. Attenzione! Un attimo, perché parte il traversone, pallone lungo e poi troppo sola c'è la rete, incredibile! Dormita generale della difesa del Gravina Paternò e quindi San Giorgio si fa perdonare, porta in vantaggio la sua formazione. Al sesto minuto di gioco il Como va in vantaggio ed è un vantaggio a mio parere meritato, perché in questi primi sei minuti per due volte il Como è andato vicinissimo al gol. Nella seconda occasione San Giorgio non si è fatta pregare, l'ha buttata dentro, quindi subito strada in salita per il Gravina Paternò. Adesso cercheremo di capire che reazione avrà il Gradina. È chiaro che ha avuto un inizio, un approccio al match non felicissimo, le ragazze sembravano piuttosto imbambolate in questi ultimi minuti, nell'occasione del gol invece veramente non si è capito cosa stessero facendo, erano tutte ferme. Esser lancio per pallone, si alza la bandierina, fuori gioco. Fuori gioco. Questo ti fa sentire Luigi Fazio. Lancio ancora lungo per San Giorgio, salta più in alto di tutte Napoli. Pallone giocato sulla destra e poi ancora un'azione fermata, rimessa con le mani in avanti, pallone che filtra, la recupera
Santi, pallone servito a Patrizia Caccamo. Patrizia Caccamo recupera la palla, poi la serve a Pavone, Pavone sulla destra, Pecorino viene anticipata però da Arighi. Arighi. Poi subisce fallo, il calcio di punizione, lancio in profondità, troppo in profondità, nessun problema per Di Parma. Controllo di Cinivella per Pecorino. Di Maio di prima per Cinivella, Cinivella viene ostacolata da Colombo che protegge il pallone, lo fa bene, sarà rimessa dal fondo. Rilancio lungo. Rolo poi, pallone giocato da Susi Siano, c'è un fallo però a metà campo, quindi calcio di punizione a favore del Como. È un Como che sta un po' sorprendendo tutti, ci si aspettava una squadra dimessa, una squadra di scarsa tecnica individuale, invece fin dalle prime battute si ci può rendere conto che ci sono delle buone giocatrici in questa formazione. E allora forse ancora meglio così, ne guadagnerà lo spettacolo. Chi si aspettava una partita a senso unico quest'oggi non sarà accontentato, ci sarà una battaglia, prevedo. E allora auguriamoci che sia una gran bella battaglia. Pallone scaraventato fuori adesso da Raffaella Colombo. Pallone non aggancia, pallone lungo. La solita San Giorgio che recupera palla. Bene Santi per Messina. Di Maio con una sorta di finta si ribelle l'avversario, il lancio lungo per Patrizia Caccamo, entra in aria Patrizia Caccamo, salta un'avversaria che però non demorde, pallone indietro per Pavone che svirgola, non è ancora entrata perfettamente nel match la Pavone. Il lancio di Pagani, perfetto per Castelli, Castelli entra in aria, la conclusione diagonale respinta del numero 1 di Parma e poi in qualche maniera il Granito Paternò riparte. Pecorino rimpallata. Tanto nel frattempo il Granito Paternò è in 10 uomini perché Cinella sta cambiando le calzature, anzi no, sta mettendo una fascia e intanto c'è l'opportunità ancora per il Como, il tiro da parte di Togliati. Cinivella aveva lasciato il campo perché aveva un problemino, ha dovuto mettere una fascia elastica. Ma in contropiede sempre pericolosissimo il Como, come in questa circostanza. Un Rina Paternò che nelle retrovie oggi sta veramente lasciando spazi enormi, praterie vere e proprie alle avversarie. Prova ad affondare Castelli, poi gioco fermo. Rimessa con le mani. E un'altra rimessa, questa volta a favore del Gravina Paternò. Rollo di petto da parte di Comiatti, lancio poi ottimo per Castelli, la profondità di Castelli però non è delle migliori. Il
Cinnirella. Pallone in area, non ci arriva Caccano. Posizione! Gioco per Pagani, anticipata, poi fallo a favore della linea Paternò. Paracomo, in avanti. Patrizia Caccano conduce il pallone alle compagne di riparto. Andiamo, andiamo! Vai, vai, avanti! Pecorino. Ma poi fanno laterale, continuando su. Ancora, tiriamo il gioco! Allora! Ancora! 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 In campo sempre no, l'attacco ancora ricostruiamo con i colori colpo. Non c'è di non fissiamo la palla, non fissiamo la palla, senza paura.
Troppo risuona, non si riesce a vedere neanche. Che calcio produzione per il padano. Daniela, più punta, Daniela! Più punta! Rapido, sta facendo ripetere la punizione. Più che dice! Prendiamo sta palla! Ancora, avanziamo! Aiuto, andiamo! Per il padano. Fatta appena in tempo, purtroppo una combinazione di servizio, siamo di scendere sotto perché il presidente Forza ci ha chiesto una serie di scatti per alcuni sponsor, è giusto che sia così. È chiaro che il rigore ci sta tutto, il fallo di mano mi è sembrato netto. E allora vediamo se il Gavina riuscirà ad impattare. Intanto abbiamo raggiunto il 23esimo minuto, quindi l'opportunità di poter pareggiare per il Gravina Paternò. Pavone dal dischetto. Pavone contro Neotti. Parte Pavone. Il tiro di Pavone. Il Paternò con il pallone Daniela. Occhio la segnatura.
è veramente... Pareggio, quindi al minuto 24esimo. Daniela Pavone, 1-1, partita che si riporta in parità. Andrea, forse c'è una munizione per Pavone che si porta la maglietta. Infatti, era meglio che non lo faceva. E vabbè, l'esultanza. Anche okay. Intanto diamo il numerosissimo pubblico qui che è accorso a vedere il match. E adesso risultato che sorride al Paternò, sicuramente più di prima, quantomeno ha guantato il pari dopo un inizio di partita a dir poco così strano, assurdo, una gara dove il Paternò di fatto non ha giocato ma stava a guardare le avversarie fare ciò che volevano in campo. Adesso c'è stato un risveglio e grazie anche però, diciamolo chiaramente, ad un errore grossolano delle ragazze comasche si è riusciti anche a trovare il gol del pari, anche un po' di buona sorte quest'oggi fino a questo momento. Allora intanto sentiamo come Luigi Fazio suggerisce il da farsi alle proprie ragazze. Ancora Pecorino adesso. Pecorino, il suo lancio di testa aspetta ottimamente Carminati, poi ancora il lancio, l'ultima a toccare è stata però il numero 2 Cecchetto. Patrizia Caccamo, morbido per Santi. Santi fermata ottimamente da Cecchetto, rapida Cecchetto, molto brava in marcatura. Pallone per Patrizia Caccamo, ancora Patrizia Caccamo aggredita da Fomiatti, Alice Fomiatti. Tutti, avanti! Vai! Entriamo! Pavone direttamente in porta, nessun problema per Neotti che blocca sicuro e fa ripartire sulla sinistra Arighi. O meglio, non era Arighi ma era Castelli, addirittura Castelli è venuto a prendersi il pallone nella sua area di rigore. Questo segno di grande di grande capacità anche atletica, buona condizione per lei. Adesso il lungo lancio in area di rigore su Cristiano, ci sarà calcio di punizione. Pallone giocato da Di Maio, Cimirella, Pavone, contropiede, Santi, va via Santi, sulla finita c'è solo Caccamo, eccola Caccamo, il doppio passo, ancora la finta, il traversone poi in qualche maniera ha liberato la propria area di rigore Colombo. Ci sarà però calcio d'angolo. Adesso sicuramente è un gran bel Gravina Paternò che sta attaccando come sta Patrizia Caccamo. Il traversone fuori aria, ha chiamato lo schema, poi Santi di testa. Rosi Di Maio. Arrighi con prepotenza fuori, poi ancora Calogero. Pallone giocato da Santi. Ribattuto Caccamo, ancora bella la sua finta, l'ha conclusione della distanza, ancora la traversa, poi Cimirella, clamoroso un gol.
scappato praticamente, ma intanto rimane a terra il portiere del Como. Neotti che nel tentativo di prendere il pallone, che poi si è stampato sulla traversa, è andato a sbattere contro il palo. Cimirella poi ha sbagliato un gol che ha del clamoroso. Incredibile. Gioco ancora fermo. Luigi, vai piano, se no arrivi senza voce. Ancora fermo. Sperando che non sia un po' di grave. Sì. Rimane ancora a terra, no, sì, il portiere Neotti. Si sta preparando anche il secondo portiere. Clerici. Speriamo comunque nulla veramente di grave. Infatti, quello che dicevo prima. Diciamo che l'infortunio di Neotti sta praticamente adesso attenzionando un po' tutti noi. È passato anche in secondo piano l'errore clamoroso di Giovanna Cinirella. Adesso diventa veramente interessante capire veramente se non, che non si spera, speriamo che non si sia fatta male sul serio. Speriamo semplicemente una botta, anche se a dire il vero il capannello di persone intorno a lei è piuttosto preoccupante. Deve lasciare il campo a braccio, addirittura è il piede che ha avuto qualche problema, quindi allora una storta, qualcosa del genere, non capiamo allora bene quello che sta successo. E c'è stato il cambio, Mori, sì. È subentrata allora Manuela Clerici, e allora ci dispiaciamo di questa situazione, chiaramente non fa mai piacere quando un atleta si infortuna. A prescindere di quale sia il colore della sua maglia. Cinirella scambia ancora con Pecorino, il suo traversone, esce però molto bene dalla propria area di rigore. Carminati poi viene rimpallata, poi Patrizia Caccamo come una furia, aggredita da due avversari, addirittura il ritorno di Castelli. Questo elemento è da tenere d'occhio, è molto interessante. Adesso guadagna un calcio di punizione. Invece no, semplice fallo laterale. Questo è il pallone ancora fuori, ancora fallo laterale. Siano, Santi, Pavone, Siano, Caccamo. E Caccamo sta crescendo. Lancio, colpo di testa di Arighi. Poi Santi, è un Gravina che sta adesso carburando. Ancora Caccamo, trattenuta. Calogero, finalmente il fallo. Fischiato a favore della nostra Patrizia Caccamo. Pallone in area, troppo profondo. Rimessa dal fondo sarà Carminati, Monica Carminati. Nel frattempo lo sportivissimo pubblico paternese ha accolto con un applauso la Neotti, che è stata portata a braccia sotto la tribuna proprio in panchina.
zona, 1-2! 1-2! Pecorino! Fermata con grinta dalla Arighi. Troppa grinta però, dice il signor Bellè. Ci sarà il conseguente calcio di punizione sul pallone. Si è portata Rosy Di Maio. Pallone in aria, basso, poi Cinerella per Santi, dietro per Pavone, il tiro un po' deviato, credo, sì, così è stato, c'è stata una lievissima deviazione. Pallone che è terminato sul fondo, quindi c'è da calcio d'angolo. Adesso il Grevini a fare la partita, sicuramente con maggiore autorità. Caccamo, Pavone non riesce alla finezza. Calogero, Tiziana Messina, profondità, interviene bene Cecchetto, Susi Siano, lancio in avanti e poi l'uscita di Clerici a bloccare il pallone. Clerici che rinvia lungo, colpo di testa di Castelli. Siano, Carminati, Di Maio, il suo lancio, sempre un ottimo intervento di Cecchetto, ma è ancora il Gravina per tornare avanti. Caccamo, viene fermata, tutto regolato in arbitro, c'è Santi sul pallone però. Santi questa volta viene presa, praticamente arpionata da dietro, quindi netto il calcio di punizione. Siamo in posizione favorevole per tentare anche una conclusione diretta in porta. Nel frattempo Patrizia Santi rimane ancora a terra, viene chiesto l'ausilio dei sanitari, entra in campo il dottore, quindi qualche attimo di pausa giusto per dar modo alle ragazze di rifiatare. Chiaramente adesso c'è un gran ritmo in campo. Vediamo inquadrato Luigi Fazio che coglie l'occasione per poter dare le ultime direttive alle sue ragazze, soprattutto sta curando il reparto difensivo, ne ha ragione in quanto ha avuto un inizio disastroso la retroguardia di Luigi Fazio. Adesso si rialza Santi, dolorante a una spalla. Santi, uno dei neacquisti, la scorsa stagione giocava in una squadra partenopea, quest'anno è venuta qui a dar manforte al Gravina Paternò con ottimi risultati, a dire il vero. Daniela Pavone. Pavone, il suo tiro e il pallone che sfiora, Dio, nulla la traversa. E questa è una gran bella giocatrice. Il lancio in avanti, Tiziana Messina. Pallone lungo di Carminati. Interviene però bene Napoli, poi Susi Siano. Buon pallone giocato da Pecorino, Pecorino ancora. Il lancio per Cinderella, fallo laterale. C'è stata una deviazione, l'ultima a toccare dovrebbe essere stata Arighi. Cinderella, cambio fallo. Palla in avanti, il controllo di Pagani. Anticipata Cinderella senza tanto andare per il sottile. Poi ancora Carminati, sicuramente buona la sua partita fino a questo momento. Lancia in avanti, Susi Siano. Carminati imperioso, il suo colpo di testa, poi ancora la regina della difesa, Susi Siano. Pallone per Arighi. Lancio in avanti, il controllo di San Giorgio, la ferma Napoli. Adesso prese un po' le misure a San Giorgio e Castelli. Lancio di Susiano, ottimo per Caccamo, Patrizia Caccamo, e c'è la rete! La rete di Patrizia Caccamo! Grandissima gol!
Battiste Cattano. Al 38esimo minuto porta in vantaggio il Gioia Paderno. 1-2 terrificante del Gravina Paderno. E come al solito si conferma di un altro pianeta Patrizia Caccamo, ma comunque un lancio meraviglioso per lei. Poi è stata bravissima ad anticipare il portiere ha fatto il possibile in un'uscita disperata. Maurizio, una partita che sicuramente non sta annoiando i molti spettatori accorsi oggi qui a Falcone Borsellino. Infatti, no, una bella partita. Un Como che comunque, voglio dirlo, ha iniziato splendidamente, sorprendendo un po' tutti. Una squadra che comunque si vede è ben impostata, è stranissimo l'unico punto in classifica. Tanto fallo su Moscatelli. Calcio di punizione. Pallone in aria, Susi Siano si becca un calcione in faccia e rimane a terra involontariamente. Carminati nel tentativo di... E intanto paura per Susi Siano. C'è chiaramente segnali verso la panchina, Susi Siano ha preso un gran calcione in faccia. Vediamo quello che è successo veramente, vediamo... Nulla di grave anche per lei in questa partita, una partita tra l'altro molto corretta. Infatti, purtroppo, sono cose che succedono. Vediamo un po', adesso sembra un attimino essere tornata un po' la calma, dopo un attimo di paura. Allora tutto a posto, comunque si rialza Susi Siano, la mano ancora in fronte perché è dolorante, ma non credo ci sia necessità di sostituirla, ora vedremo. Per il momento Luigi Fazio non ha fatto riscaldare nessuno. Fatto sta che per il momento il Gradino Paderno è in 10 uomini, 10 elementi. Folcloristica, numerosissimo pubblico paternese che ha riscoperto l'amore per il calcio femminile, tutto grazie soprattutto al presidente Forza. E chiaramente in panchina, sento soddisfatto di come stanno andando le cose per il momento. Di Parma, e intanto ci avviamo al 43 minuto, 2 minuti al termine, più eventuale recupero. Pavone, Cinnirella, un dribbling, poi un fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione, vediamo un po'. Rimane a terra ancora Giovanna Cinnirella, Cinnirella che non è in condizioni ottimali, non è al 100%, ha una vistosa fascia che ha dovuto applicare dopo qualche minuto, evidentemente aveva qualche problema muscolare ad inizio gara, non ha voluto mancare all'appuntamento oggi, la solita generosità
di Giovanna, sta dando il suo contributo. Chiaro che sperando che poi tutto vada bene per il Gravina, chissà quante volte gli rinfacceranno il gol che ha sbagliato. E intanto Messina, Di Maio, Pavone, gioca bene il Gravina Paterno, adesso il lancio di Pecorino, il colpo di testa di Carminati, poi ancora la Pavone che sbaglia in questa circostanza. Benedetto! Benedetto! E adesso ci saranno 4 minuti di recupero e ci stanno tutti perché c'è stato l'infortunio al Neotti piuttosto lungo, quello anche di Sussistiano, quindi comprensibile. Calcio di punizione. Castelli sul pallone. Il suo lancio in mezzo all'aria, il colpo di testa di un'ottima Tiziana Messina. Patrizia Caccamo. Salta un'avversaria. E salta un'altra. Parte via. Non la prendono più. Vediamo un po'. Ancora Caccamo. E poi Dara, Dara Castelli. A ritornare, a avere la forza. A ritornare, poi viene anche ammonita. Benedetto! Ammonita Lena Castelli. A dire il vero, Maurizio. Scusa, scusa. A dire il vero, voglio essere sincero, il ritorno di Castelli mi è sembrato anche piuttosto corretto, perché il ritornato ha preso il pallone, poi ha avuto l'impatto con Caccamo, però da qui ad ammonirla mi sembra ce ne passi. Se vuoi dare il fallo, vuole dare, ma non mi è sembrato un intervento da ammonizione. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Sussistiano. In avanti, Cinirella di testa bene per Di Maio che non si fa fregare per tirare, ma non è precisa la mira. Allora in avanti, il lungo lancio di Formiatti, ci pensa Napoli a bloccare tutto. Pallone per Santi che non aggancia, poi ancora Formiatti. Tentativo di servire Castelli, Castelli si libera con un buon gioco di gambe di un avversario, poi una finta e poi guadagna una rimessa con le mani. San Giorgi che è riuscito a giocare bene il pallone, poi ancora il pallone che resta lì, la conclusione, la deviazione. Ha provato Pagani, adesso rimane dolorante Pagani, smorzato il suo tiro. Lancio lungo, Pavone elegante l'aggancio, servizio di esterno per Caccamo. Caccamo con Santi, non si capiscono le due. Applaude Patrizia Caccamo. Tiziana Messina, Cinirella, Santi, fermata Santi e poi il rinvio a cercare San Giorgio, interviene bene Sussistiano che si è ripresa magnificamente dall'infortunio, poi Tiziana Messina che viene colpita da San Giorgio, calcio di punizione. Rimane ancora a terra Tiziana Messina. Sussistiano dovrebbe essere a battere, ancora Tiziana Messina a terra. Si rialza Tiziana Messina, parte Siano, comodo l'appoggio per Napoli. Il lancio in avanti. Interviene Arighi, protegge il pallone, poi guadagna bene il fallo laterale. Lancio in avanti.
Siano, prec. No. Ancora Susi Siano. Pecorino. Una finta, poi il pallone per Pavone. Sventagliata in mezzo all'area di testa, interviene Capitan Carminati. Non c'è tempo, si va negli spogliatoi, 2-1 per il Gravina Paternò. Tutto rinviato ai secondi 45 minuti. Riprendere le ostilità. Ostilità che sono riprese. Ricordiamo il risultato del primo tempo, 2-1 per le ragazze di Luigi Pazzi. Un 2-1 che è piuttosto meritato, anche perché nel... Perché intanto Caccamo, Caccamo tiro e la palla che è tutto e non abbiamo avuto il tempo neanche di portare il suo tempo. Patrizia Caccamo al primo minuto di gioco della presa. Le ragazze di Mister Mitri, una partenza folgorante. E quindi doppietta personale per Patrizia Caccamo. E quindi partita che adesso diventa tutta in salita per le ragazze comaschi. 3-1 in grande rimonto. E allora Maurizio, non abbiamo avuto ancora l'occasione di vedere se ci sono stati cambi nell'una e nell'altra squadra. Penso proprio di sì, perché vedo un numero 15 nelle file del Como. Ceresola, Elisa Ceresola. A posto di? Vedremo di capire ora pian pianino al posto di chi è entrata Ceresola. C'è un calcio di punizione. E allora seguiamo con attenzione questo calcio di punizione sul pallone. Alice Fomiatti. Forse della numero 15 c'era Ceresola, che non ha trovato il gol, vicinissimo al gol del 3-2 il Como. Infatti c'è stato il portiere che si è lamentato con le prove. Sì, perché le ragazze praticamente hanno dormito, viene concessa troppa libertà in area di rigore. Infatti. E giustamente Titania non ci sta. Viene fermata, fallo laterale per il Como. Como che adesso si sta buttando in avanti nella speranza di poter provare subito, quanto prima, il gol del 3-2 e riaprire il match. È chiaro che così facendo dovrà gioco forza concedere anche il fianco al contropiede del Gravina Paterno. Siano, Cinderella, anticipata, Moscatelli. Pallone indietro per
Cecchetto, sicuramente tra le migliori delle sue nel primo tempo, insieme a San Giorgio e a Castelli. Proprio Castelli, possesso di palla adesso, una buona giocata di forza, Castelli, il passaggio in mezzo e poi sbaglia tutta Napoli. C'è stata Moscatelli che non se n'è sentita, Maurizio di tirare di prima intenzione, lì andava, tentato il tiro. Infatti. Ha tentato di stopparsi, il pallone si è allungato e ci ha pensato Napoli. Ammonizione per Patrizia Cacca. Espulsione, però. Espulsione no, ammonizione. Però ha uscito fuori cartellino rosso, non so perché. E allora... Maurizio, facciamo il punto della situazione. Quando ha segnato praticamente Pavone, si è tolta la maglia Patrizia Caccamo, è stata ammonita, non era Pavone, si è stata ammonita, adesso viene ammonita per questo fallo, quindi espulsione. Guarda veramente quanto si è, quanto è stato pignolo il signor Bellè in questa situazione. Una cosa incredibile. Veramente il signor Bellè poteva risparmiarsela. Pallone in profondità direttamente tra le braccia sicure di Parma. Tra l'altro ha tolto il piacere anche al numeroso pubblico di seguire la propria Beniamino. Ha tolto veramente dal campo uno dei pezzi pregiati, una delle ragazze che sarebbe stata in grado da sola di dare spettacolo. Due ammonizioni evitabili entrambe. Bastava un po' di buon senso da parte del signor Bellè, in questa circostanza ha dimostrato di non averlo. E allora Granita Padeproprio si proverà a giocare in 10 contro l'incontro, adesso rimanente. E adesso Castelli spreca. E a questo punto Maurizio, visto anche che il Como in questo secondo tempo sta attaccando con insistenza, sarà una vera lotta per cercare di portare a casa il 3-2. Infatti, perché anche sono in minoranza come giocatrice, quindi sono più difficile. È chiaro che adesso diventa importante. Il supporto del pubblico ora diventerà determinante. Arrivi! Messina! Cecchetto, apertura un po' sballata di media Carlina. Si è rialzato. E allora rientra in campo Formiatti, che purtroppo era stata costretta a lasciare il campo per una botta. Sembra comunque in grado di poter riprendere, un po' claudicante, ma tutto sommato a posto. Tiziana Messina spara in avanti, Pavone non riesce a lanciare. Hanno annunciato la fase di scaldamento anche alcuni atlete del Granita Paternò, in particolar modo vediamo Francesca Pitrella accelerare le operazioni. Tiziana Messina. Carmina. Rosi Di Maio. Messina.
Pecorino. Fallo, fa tutto presente per la norma del vantaggio. E poi il lancio del pallone fuori gioco. Cogliati il calcio di punizione. Tiziana Messina. Cecchetti. Subisce fallo calcio di punizione. Ancora fallo su Cecchetto, ancora un'ammonizione, questa volta all'indirizzo di Pecorino. Pallone in profondità, chiama la palla di Parma, gli arriva tranquillamente e comodamente con le braccia. Francesca di Parma, ancora lungo il suo rinvio. Recupera palla Moscatelli. Cecchetto. Colpo destra di Moscatelli. Ancora una giocata di Moscatelli in avanti. Deve uscire, lo fa bene di Parma. Pretti di Arico, Castelli, Castelli vorrebbe il fallo laterale per lei, non è così, dice il signor Bellè. Maio fermata, Cecchetto. Cecchetto adesso è veramente l'anima di questa squadra fino a questo momento. Non si ferma mai. Santi. Messina. Calogero. Morgana Calogero. Sul dribbling e poi rimessa laterale che spetta al Como. Brava Napoli, non riesce a tenere in capo il pallone, non era Ceresola, poi viene fermata da Napoli. Castelli. La ferma benissimo Giovanna Cinirello. Così siamo, copre l'uscita di Dio di Parma. Arichi. Ceradola.
fermata, Santi, Di Maio, il lancio per Pecorino, però c'è l'ottimo intervento di Carminati, fallo su Santi. Deve lasciare il campo come da regolamento. E allora Paternò, che per il momento è in due uomini in meno. Napoli. Benedetto! Viene fermata Cinirella, poi Cinirella commette fallo. Sulla destra, poi il lancio per Castelli che non aggancia su Cristiano, si rifugia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Castelli dalla bandierina, parte il traversone, di Messina, poi Cristiano in qualche maniera fuori, vediamo se Cinirella entra il pallone laterale, se ci riesce, pallone lungo, pallone però recuperato da Fognacchi, il lancio, Calogero per Pavone, anticipato dalla sorda Cecchetto, ancora Pavone, Santi che nel frattempo è rientrato, subisce ancora fallo, calcio di punizione. Cinirella, Napoli, Di Maio, Siano, di testa Pecorino spizzica. Palla in avanti, scendi e ci siamo. Poi pallone per San Giorgio che salta Siano, ma il tango di Condo umbra, quindi calcio di punizione. E ci sarà il cambio, Maurizio. Sta per entrare Francesca Pitrella. Vediamo chi mi lascerà il posto. Dovrebbe uscire. Dovrebbe uscire Giovanna Cinirella, sì, così è, attacco tutto quello che aveva, come al solito grande generosità nonostante l'infortunio, ha tenuto ottimamente il campo, peccato non abbia realizzato il gol nel primo tempo, ma glielo perdoniamo. Pallone in avanti. Il lancio Siano. Messina. Calogero. Siano Messina, ancora, potenti il pallone, rimessa con le mani. Go!
attaccare. Tiziano Messina. Colpo di testa di Harry. Pallone per Ceresola. Ancora Righi, poi un fallo su Ceresola. Fomiatti. Controllo non perfetto da parte di Fogliati. Rimessa dal fondo. Fuori.
6. La battuta. Maurizio, è arrivato il gol del 3-2, un gol che era... è stato un rimpallo comunque. Sì, che è arrivato nel modo più brutto, un rimpallo, il pallone che si è insaccato. Non sappiamo bene a chi attribuire questo gol. Era un gol, vieni. Ma non abbiamo visto che comunque gol del 3-2 al 26esimo minuto per il Como. Ora cerchiamo di individuare magari chi è stata esattamente la ragazza qui su cui è carambolato il pallone. Si riapre la partita. Quindi al 71esimo minuto, 3-2. Fallo. Chiaramente adesso c'è anche un gran tiro alla parata, il gran tiro è stato fatto da Lazzarin, ma non è finita, ancora pallone in mezzo, un assedio, ancora Lazzarin dalla distanza, un gran tiro rimpallato da Tiziana Messina e il Como ci vuole provare ancora, un gran tiro dalla lunghissima distanza, nessun problema, ma è veramente adesso un assalto continuo delle ragazze comasche, è chiaro che ormai le ragazze del Gravina Paternò sono anche stanche e hanno disputato praticamente tutto il secondo tempo in 10 uomini e quindi alla fine si paga un po' di stanchezza adesso. Santi aggredita pallosamente, nel contempo c'è a terra anche sì. Rosi Di Maio. Terra Rosi Di Maio, ci sarà un cambio, entra adesso Stampini, dovrebbe uscire il Pavone. Così è in effetti. Thank you.
sera assegnò calcio di punizione per il Como. L'arbitro sta mettendo i passi per la barriera. Abbiamo risolto l'arcano mistero del gol del 3-2. L'ultima a toccare il pallone in quell'azione è stata il numero 9, Elena Castelli. Quindi gol che va attribuito al centravanti della formazione comasca. Nel contempo abbiamo visto prima che c'è stata quell'occasione sul calcio di punizione, scampato pericolo. E adesso siamo entrati praticamente nel 32esimo minuto di questo secondo tempo, 3-2, partita molto bella, ricca di emozioni. Pecorino, Pecorino, buona giocata di Pecorino, Pecorino ancora, poi tenta il tiro, rimballato. Riparte Lazzarin. Tiziana Messina, palla per Pitrella, fermata Pitrella, lancio lungo di Fomiatti e poi ancora il colpo di Essa San Giorgio, va via, ancora il colpo, il tiro, la parata addirittura con i piedi da parte di Parma, non è ancora finito, il tiro era stato di Arighi. Ancora in mezzo a Righi, in tuffo, e poi protegge il pallone su Cristiano che rimane anche a terra. Arrembante assedio del Como. Adesso il Como sta cercando di stringere i tempi. Sampini, lungo. Il lancio, Tiziana Messina, in due tempi, Santi, c'è spazio, Santi, fallo, tutto regolare, si va avanti per la nuova del vantaggio, Pedrella, pallone però dovrebbe essere messo fuori perché c'è terra ancora Santi, Castelli non se ne avvede e poi riparte. E adesso l'arbitro ferma il gioco. Luigi! Luigi! Ancora Santi a terra. Luigi! Luigi! E allora gioco aperto. Non ne vuole sentire. Un arbitraggio che sta lasciando parecchio a desiderare. C'è poco da dire. Luigi! Super!
se stesso assegnando un calcio di Cristiano per un passaggio dal considerato contrario. Cristiano ha sbagliato lo stop. Il signor Bellet sta combinando praticamente un macello. Sul vero senso della parola. Un arbitro marziano questo, non capisce un'acca. Ripeto io, di un altro pianeta non capisce nulla. Incredibile. Ha espulso Patrizia Caccamo per due falli veniali. Sta arbitrando in maniera assurda dall'una che all'altra parte, ma questo è clamoroso veramente. È chiaro che il Como non ha bisogno di queste agevolazioni, ci mancherebbe altro, sta dimostrando di essere un'ottima squadra, però l'arbitro ce le sta mettendo tutte. Il tiro, la deviazione, il muro, calcio d'angolo, scampato pericolo. E il signor Bellini sa che lascerà un brutto ricordo qui a Paternò. Il traversone, il colpo di testa, la traversa! E ancora vicinissimo al pareggio il Como, Arighi. Un Como che adesso sta tentando le tutte veramente, ci va adesso con Pirella, Pirella, pallone in mezzo, Arighi, indietro, non ne va. La gran conclusione, la deviazione, sarà calcio d'angolo. Che ci sta buttando il cuore, si sta impegnando al massimo per tentare di recuperare una partita che la vedeva sotto di due reti, ancora un colpo di testa e poi un fallo in attacco. In particolar modo con questa Federica Righi che praticamente da quando è che si è spostato in avanti sta combinando sfracelli, andata più volte vicino al gol. Luigi Fazio veramente non sa più cosa dire alle sue ragazze, gli urla continuamente di cercare di stare calmo. C'è anche il discorso che sono in 10 persone. Eh sì, però si sono saltate un attimino un po' le posizioni in campo e quindi le ragazze stanno entrando un attimino in confusione, anche per merito di un Como che sta attaccando all'impazzata. Il lancio lungo. Pecorino tocca con un braccio, fallo. E ancora paura allora per la porta difesa, per il portiere del Granito Paternò, Francesca Di Parma. Siamo in posizione ottimale, praticamente 16 metri. Quella era la posizione ideale per un certo Zico, da quel punto praticamente erano quasi tutti gol. Parte San Giorgio e da dimenticare la conclusione. Piovono fischi, ma sono fischi che scaricano più la tensione che per voler criticare l'avversario. Sarà durissima veramente, mancano ancora 7 minuti abbondanti più recupero, che non sarà indifferente, dovrebbe essere piuttosto corposo. Sampini, Colombo, Carminati, Cecchetto. E quello che fa specie, ripeto ancora una volta, è come una formazione come questa del Como abbia solo un punto in classifica. Evidentemente c'è qualcosa che dovremmo farci spiegare. Ceresola non tiene in campo il pallone. Calogero, cambio fallo. Maurizio, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, poi ci sarà il recupero da giocare.
Susi Siano. Gli ruba palla Cenisola, poi ancora il coro, pallone dietro per Fomiatti, Fomiatti il dribbling, pallone per Carminati in mezzo, poi un tiro da dimenticare direttamente fuori. Adesso Di Parma che se la prende comoda, il signor Bellè va a richiamarla. Francesca Di Parma, il suo rinvio. Bene Zampini, Pecorino. L'ultima a toccare è stata Pecorino, però rimessa che spetta a Como. Zampini, Pecorino, ancora rimessa per il Como. Arighi, fuori gioco. E adesso praticamente il match adesso ha assunto i toni di un assedio da parte del Como. Diciamo che nella gradina, per un motivo o per un altro, sono un po' uscite le ragazze più rappresentative, le ragazze che danno maggior solidità alla squadra. Intanto un lungo lancio, il colpo di testa della rete, la rete di Castelli. 3-3 ed è una gran bella segnatura, dobbiamo dirlo, al 41esimo, pareggio del Como, doppietta di Castelli. Quindi all'86esimo Elena Castelli porta sul 3-3 il Como. Un Como che comunque, a cui comunque va dato merito l'atto di averci creduto, e ancora c'è tempo per poter vedere se ci sarà una reazione dall'una o dall'altra parte. Stavo appunto per dire che sono uscite tre elementi, per un motivo o per un altro, di spessore assoluto. Cinirella per infortunio, Pavone perché è chiaramente indietro di condizione, e Patrizia Caccamo espulsa in maniera assurda. Tre assenze del genere non le si può concedere a nessuno. La squadra ne ha risentito, è calata alla distanza, e sto ammonita Ceresola, una Ceresola che comunque ha dato tantissimo da quando è in campo. Diciamo è stata una delle autrici del cambiamento di passo, oltre ad una super Elena Castelli. Lancio lungo, Pecorino, Carminati, pesa come un macigno l'espulsione di Patrizia Caccamo. Il signor Bellelli è stato troppo severo. Ha privato il Gravina, Paternò, ha privato il Prete Catalano di giocarsela alla pari per tutto un tempo, e quindi cosa non da poco. Napoli, la solita Ceresola, lancio in avanti, San Giorgio recupera bene, palla Di Maio, poi ancora un lancio in avanti Di Parma, Siano, Di Parma, Santi, Napoli, di testa bene con grinta Arigo, commette però fallo
siamo entrati praticamente adesso nell'ultimo giro di lancette, poi ci sarà il recupero. Lancio, in avanti, pallone che arriva comodamente tra le mani di Clerici. Pallone lungo, Calogero, Santi, messa giù, calcio di punizione. Di Maio. Il lancio lungo, il colpo in testa di un'ottima Carminati. Dominerrice assoluta della sua difesa. Lanzarini. Il lancio. Alessia Sampini. Pallone controllato da Ceresola, poi servito il pallone per Cecchetto. In avanti per Moscatelli. Susisiano. Calogero. Tiziana Messina. Il dribbling. Castelli. Cecchetto. Lancio in avanti. Susisiano direttamente in tribuna. Siamo già entrati nel primo minuto di recupero. Il signor Bellè non ha ancora segnalato, o meno se l'ha fatto non l'abbiamo visto. San Giorgio, poi Fognatti, Tiziana Messina. Ancora Tiziana Messina. Pitrella. E dopo l'uscita dal campo delle tre ragazze del Gravina veramente c'è stata una partita a senso unico con un Como tutto riversato all'attacco. Messina, Calogero, c'è un rimpallo che favorisce Ceresola, Vitrella, Santi, va via Santi, gli rubano palla, poi ancora Di Maio, Tiziana Messina viene fermata ottimamente da Elena Cecchetto. Ferma tutto Loredana Calogero. Palla lunga per Moscatelli. Sventagliata in avanti, deve uscire di Parma, lo fa bene. Il rilancio, colpo di testa di Lanzarin, poi pallone recuperato da Santi, pallone rilanciato un po' a casaccio in avanti. Ancora una possibilità di attacco per il Como. Sampini, morbido per Di Parma, ancora un rinvio. Castelli, controlla con il petto, poi tenta addirittura la conclusione dai 45 metri. E adesso abbiamo superato il terzo minuto di recupero. No, abbiamo superato il terzo minuto di recupero, ma non lo so quando è andato. Non l'ho visto. Castelli, il traversone, attenzione, Calogero, un rimballo incredibile, San Giorgio, il tiro e pallone clamorosamente fuori, che dormita però, ed è finita qua, 3-3, un match ricco di emozioni, e allora signori, un punto di ciascuno non fa male a nessuno, finisce qua, al prossimo match.